Pace a tutti voi, benvenuti a questo incontro mensile dove parleremo proprio delle intenzioni dell'apostolato della preghiera del mese di febbraio 2016. Iniziamo con l'offerta della giornata. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. L'intenzione universale di questo mese è proprio sul creato e dice così: perché abbiamo cura del creato, ricevuto come dono gratuito da coltivare e proteggere per le generazioni future. Il versetto da meditare è preso dal Salmo 8, dal versetto 5 al versetto 7. Che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Questo Salmo 8 ci parla del figlio dell'uomo e quindi ci parla di Gesù. Gesù che è il re del creato, è il nuovo Adamo, è l'uomo perfetto. E ogni cristiano che riceve Gesù nella propria vita e lo fa suo personale salvatore, nasce di nuovo, nasce a vita nuova, viene rivestito dall'uomo nuovo, come ci dice San Paolo. E questo uomo nuovo deve prendersi cura non solo di se stesso, non solo della propria famiglia, ma anche del creato. Il creato è la creazione ricevuta come dono gratuito di Dio. Il creato ci è stato dato gratis da Dio e noi lo dobbiamo coltivare, lo dobbiamo proteggere. Non solo per noi, quindi in forma egoistica, ma in forma altruistica, proprio per le generazioni future, per i nostri figli e per i figli dei nostri figli. L'intenzione invece per l'evangelizzazione dice così: perché crescano le opportunità di dialogo e di incontro tra la fede cristiana e i popoli dell'Asia. E il versetto corrispondente è preso dal capitolo 19 del libro degli Atti al versetto 10. Così tutti gli abitanti della provincia d'Asia, giudei e greci, poterono ascoltare la parola del Signore. Come ben sappiamo, in Asia, e specialmente in Estremo Oriente, la parola di Dio viene ostacolata purtroppo dalle leggi dello Stato, dalle ideologie totalitariste, quindi dai dittatori. E allora, invece di parlare proprio di annuncio in queste terre, si inizia in questa intenzione a chiedere a Dio affinché crescano le opportunità di dialogo e di incontro tra la fede cristiana e i popoli dell'Asia. Perché siamo nell'era del dialogo, in cui solo partendo da un dialogo quasi a pari possiamo trovare dei punti in comune e possiamo innanzitutto conoscere l'idea dell'altro, che è un'idea che ci arricchisce, e gli altri potranno conoscere la nostra idea di Dio, o meglio, la nostra fede cristiana. E allora, attraverso la testimonianza e attraverso la nostra parola, anche gli altri popoli, anche più lontani, più disparati, mediante il dialogo, potranno entrare in contatto con questa parola del Signore, che è una parola che salva, che guarisce e che libera. Nella intenzione dei vescovi è scritto: perché il Signore ci doni un cuore misericordioso e umile, che riconosca la propria povertà e si spenda per gli altri. Questo
Il versetto è preso dal capitolo 11 di Matteo ed è il versetto 29. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Poter sinceramente aprire la nostra vita agli altri e prenderci cura del creato a partire proprio dal fratello e dalla sorella che abbiamo accanto, dobbiamo sicuramente imparare a vivere come è vissuto Gesù. Gesù ha detto: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Non possiamo essere misericordiosi se non abbiamo un cuore aperto agli altri, un cuore umile, un cuore che continuamente impara da Gesù ad essere un cuore aperto. E possiamo aprirci alle povertà degli altri se riconosciamo le nostre povertà. Quando si va a evangelizzare non si va a proporre un'idea o addirittura a imporre una religione o dei modi di vivere, quindi dal punto di vista moralista. Non è niente di tutto questo. Quando si va a evangelizzare si va a fasciare delle ferite, si va ad accogliere delle povertà. E noi possiamo solamente vedere le povertà degli altri, le ferite degli altri, se impariamo a riconoscere le nostre. E quindi potremmo curare le ferite degli altri se impariamo a lasciarci curare da Dio, dalla Sua parola, da questo Gesù che è mite e umile di cuore. Questo mese l'intenzione per il clero dice così: Cuore di Gesù, i tuoi ministri indicano ai fedeli la via della misericordia come una meta da raggiungere con impegno e sacrificio. E la comunione del primo venerdì del mese è stata fatta contro, in riparazione dei peccati contro la creazione. L'opera di misericordia di questo mese da praticare, consigliata proprio dal Papa, è dar da bere agli assetati. In Misericordiae Vultus numero 8, Papa Francesco ha scritto: San Beda il Venerabile ha scritto che Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e lo scelse, miserando atque eligendo. Mi ha sempre impressionato questa espressione, tanto da farla diventare il mio motto. E infatti questo è proprio il motto di Papa Francesco. Lasciamoci guardare da Gesù. Lasciamo che Gesù entri nel nostro cuore con il suo sguardo misericordioso, che è uno sguardo di amore che innanzitutto perdona, che innanzitutto cerca la salvezza del peccatore, la salvezza di ciascuno di noi. E come Gesù incontrò lo sguardo di Matteo e lo scelse subito, applicò subito su di lui la misericordia più grande e vide che oltre le apparenze di un uomo che stava lì attaccato al denaro, a riscuotere le tasse anche ai poveri, quindi vide un uomo senza misericordia e gli usò misericordia. Lasciamoci usare misericordia da Dio per poter essere verso gli altri misericordiosi come il Padre. Dio vi benedica.